Ciao a tutti e bentornati sul canale. Eccoci con la prima giornata della Harry Potter Week e come vedete cominciamo subito alla grande perché oggi guarderemo insieme il pop di Neville. Cominciamo subito dalla scatola perché, come vedete, il logo pop non ha nessun tipo di indicazione perché invece il logo del film è qui al centro. Questo perché la serie di Harry Potter è una serie proprio a parte. Infatti Neville è il numero 22. Come vedete dal nome, c'è la sua versione originale in inglese, quindi Neville Longbottom e non Neville Patchock come l'abbiamo conosciuto nei film e nelle prime edizioni del libro. Sul lato troviamo lo stesso sfondo che abbiamo visto nella prima serie e troviamo anche l'artwork per intero che ci fa vedere già che Neville ha la bacchetta e anche il suo rospo. Per quanto riguarda il retro troviamo questo sfondo nebbioso, si intravede una parte di Hogwarts nella parte alta della scatola e adesso andiamo a vedere insieme quali sono i nuovi personaggi di questa seconda serie. Troveremo di nuovo Harry, Hermione e Ron, però con dei vestiti diversi. Finalmente è arrivato anche Draco Malfoy, l'attesissima Luna Lovegood, un'altra versione di Albus Silente, per la gioia di molti è arrivato anche Sirius Black, immancabile Dobby, finalmente hanno fatto anche lui, e addirittura troveremo anche un dissennatore. Ora possiamo procedere con l'unboxing e guardare Neville da vicino. Ecco qui finalmente il nostro Neville fuori dalla scatola. Cominciando dalla parte alta troviamo la scultura dei capelli, che è un po' forse quella degli inizi, con questi capelli voluminosi e un po' arruffati. Sul viso non troviamo niente, quindi non avendo la bocca mancano i tipici dentoni, soprattutto di quando era più piccolo. Scendendo sul resto del corpo invece troviamo la sua divisa da Grifondoro, quindi composta da camicia, cravatta e maglioncino grigio con le righe dei colori della sua casa, dei pantaloni neri e l'immancabile mantello nero con gli interni rosso scuro. Come vedete, per quanto minuscolo, è stato stampato anche il logo dei Grifondoro sul petto ed è un dettaglio veramente delizioso perché se guardato da vicino, per quanto microscopico, si può comunque distinguere molto bene. Come vedete, nella sua mano sinistra tiene il suo rospo, quello che abbiamo visto perdere ancor prima di entrare nella sala grande per la prima volta. La scultura è fatta in maniera deliziosa perché è proprio appoggiato alla sua mano, è dipinto molto bene e per essere così piccolo secondo me è fatto davvero molto molto bene. Nella mano destra invece tiene la sua bacchetta, che in questo caso non ha nessun particolare. Anche il retro è molto carino perché troviamo il resto della scultura dei capelli, che è molto curata e come potete vedere rende molto bene la sua pettinatura. Inoltre troviamo il resto della tunica da Grifondoro, quindi il particolare dell'interno del cappuccio color rosso scuro, e chiaramente il cappuccio è immancabilmente grande e a punta. Quindi ragazzi, termina qui la nostra prima giornata della Harry Potter Week. Questo è il pop di Neville e devo dire che è veramente fantastico, mi piace tantissimo. Sono sicura che nella nostra collezione di Harry Potter è un bellissimo pezzo da avere e ho sentito che molti lo stavano aspettando da tanto tempo, quindi fatemi sapere se siete anche voi tra questi e se questo pop vi piace. Io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video, ci vediamo domani per la prossima recensione di un pop di Harry Potter. Ciao!